Mister Serpietri, prima parte di gara così così, ci avete messo qualche minuto ad entrare nel vivo della partita, poi insomma si è messa bene dopo il 3-0. Sì, buonasera a tutti. Sì, vabbè, è ovvio che è normale che non tutte le partite comunque partono dopo 10 minuti 3-0. Siamo stati bravi, comunque abbiamo sofferto, perché comunque adesso le squadre nella parte finale comunque cercheranno, tipo, ecco, loro di fare i punti per quanto riguarda la salvezza, noi i punti per quanto riguarda provare a vincere il suo campionato, e quindi credo che sia tutto normale. Credo che sia tutto normale. Adesso arriva il momento clou della stagione, insomma, una partita importante. Sì, vabbè, io dico sempre che è una partita come l'altra, nel senso, comunque ci stanno un ballo sempre di 3 punti. L'unica, ecco, difficoltà è il fatto che andremo ad Anzio con qualche defezione, quindi con 3-4 giocatori che sicuramente non potranno giocare. Mo vediamo se proviamo a recuperare qualcuno, quindi Filippini, Lippo, Fortunato e Adriano e Lorenzoni. Vediamo un attimo, speriamo da recuperarli, ma sarà difficile. Comunque vai ad Anzio con delle convinzioni ben precise di questa ossatura, ormai siamo a fine stagione. Sì, no, il discorso nostro è sempre andare in qualsiasi campo a giocare e vincere la partita, quindi tranquillamente andremo ad Anzio a provare a vincere, comunque con tutte le difficoltà, perché loro sono un'ottima squadra, comunque sfruttano molto bene il loro campo, quindi sarà una battaglia, noi battaglie ci piacciono, quindi tutto qua. L'unica cosa che posso, ecco, fare i complimenti ai ragazzi per il passaggio di turno in Coppa, quindi risultiamo la miglior prima, abbiamo sempre vinto e abbiamo fatto un passivo di 6-1, 7-0, una squadra che comunque all'altro girone è seconda, il Ponte, un'ottima squadra con ottimi elementi, quindi diciamo che sono abbastanza contento e fiducioso pure per martedì. Giorgio Vaccaro, a guardare il punteggio non sembrerebbe, eppure nella prima parte di gara avete giocato meglio dello United. Sì, noi i primi 20 minuti abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo messo in difficoltà seriamente lo United Latina, infatti li abbiamo anche messi quasi alle corde chiamando il time out da parte loro. Poi purtroppo per una nostra disattenzione abbiamo preso il primo gol e lì ci ha tagliato un po' le gambe e ci ha fatto crollare la concentrazione che avevamo iniziale. Purtroppo con squadre del genere che sono molto ben quadrate bisogna tenere la massima concentrazione, perché sennò va a finire che succede quello che è successo. Tasso tecnico sicuramente diverso, però comunque il vostro obiettivo non cambia in questo finale. Sì, vabbè, loro stanno molto meglio di noi, io ancora ho 2 giocatori infortunati che spero mi rientrino tra sabato, massimo sabato quell'altro, e non ho la squadra al 100%, però non mi posso assolutamente lamentare, perché hanno disputato veramente una grande partita contro una grande squadra. Quindi faccio i complimenti prima di tutto allo United Aprilia e poi ai ragazzi che si sono veramente impegnati, hanno dato il massimo, specialmente, ecco, nei primi 20 minuti. Purtroppo il primo tempo, il 3-0, è un risultato bugiardo secondo me, perché poi abbiamo preso 2 contropiedi, ma per mancanza di concentrazione, perché ancora stavamo pensando al primo gol che avevamo subito. Purtroppo se non hai i nervi saldi rischi poi di cadere purtroppo nella goleada, è quello che è successo oggi.